inizia proprio in questo istante la sfida, diciamo, con ultimamente ha creato sicuramente qualcosa di importante. Attenzione, il pallone dentro, arriva la conclusione troppo debole di Bai da Lombardi. Bacchiocchi, capitano quest'oggi, ottimo l'aggancio di Angelini, c'è alle sue spalle un compagno, lo trova, ora è Fedeli che prova il dribbling, va a servire il velocissimo esterno del Domagnano sul secondo palo, Benettini smanazza, centrale Angelini, vediamo, copre ancora il pallone, tacco delizioso di Angelini. Lombardi centralmente, vediamo, allarga ancora il numero 14 per Morena, Bacchiocchi, Fedeli prova la conclusione, il tiro di prima intenzione, Fedeli. Mazzoli, giocata di Eric Fedeli, ancora Fedeli, trova il rimpallo favorevole, palla per Ceccaroli, potrebbe concludere il tiro, Benedettini, altrettanto bravo Ceccaroli a coprire bene il pallone. Ora si apre un varco per Lombardi, Lombardi può puntare Conti, ancora Lombardi, vince il rimpallo, entra in area, pallone dentro, alto, aveva fatto tutto bene ancora una volta Lombardi a chiamare in causa Conti. Conti sul primo palo, Bacchiocchi, tessere Zago, il pallone è lì, preferisce Michelotti, come potrebbe concludere Michelotti, il tiro fuori di pochissimo. Angelini, buona questa sponda, Fedeli, gran giocata, stop dribbling incorporato, largo a cercare Ceccaroli, attenzione Ceccaroli, è lì, potrebbe provare la conclusione, il tiro, la rete, ha segnato, l'ha sbloccata il Domagnano, anzi no, c'è l'offside ravvisato dall'arbitro perché Morena era riuscito ad intercettare la sfera al 35esimo portando in vantaggi suoi, ma per l'arbitro c'è, è tutto da rifare, e certamente qualcosa sarà verrà modificata. Attenzione Mazzoli, ci prova il bugger di Benedettini, di Baschetti, eludi l'intervento del suo diretto avversario, può servire proprio un compagno largo, Mantovani, vediamo, di fronte a sé un avversario, sovrappone Conti, Conti viene servito, il pallone dentro, blocca in due tempi, colonna, mentre la squadra di Ranocchini, il Domagnano, è all'ottavo posto. Attenzione perché c'è questa bella giocata, Fedeli, Fedeli, attenzione, entra in area Fedeli, il tiro devia Benedettini, ma c'è una irregolarità ravvisata dall'arbitro e quindi addirittura calcio di rigore a battere questo calcio di rigore. Boriello fischia Angelini contro Benedettini, il tiro e la parata, parata di Benedettini, ancora Angelini ci prova e Benedettini compie il miracolo. 35 minuti sul Fiorentino e l'altro big match tra Penne e Virtus è ancora 0-0. Mazzola, attenzione dentro, Bacchiocchi dal limite, prova la conclusione, Battistini distinto interviene, che vedete in sovrappressione, calcio di punizione del Penna Rossa, battuta sul secondo palo a cercare Conti, Conti è lì, la mette dentro, alto, e l'arbitro ha dato semplicemente la rimessa laterale, sbaglia Stefanelli, è fermo, anzi attenzione perché Fedeli si prova questa conclusione a fil di palo, spezza Stefanelli, palla per Baschetti, come vi dicevo, le punte di peso, attenzione Stefanelli, il tiro, rete, che gol, che gol Stefanelli di prima intenzione, l'ha messa lì, potente e precisa la conclusione di Stefanelli. Attenzione Fedeli, Fedeli, Fedeli prova ancora la giocata per Bamboni, allontana come può, ma la palla arriva lì a Fedeli, uno dei migliori in campo, Fedeli prova addirittura la conclusione, toccata, Benedettini blocca, far prendere tempo, calcio di punizione, Conti alla battuta sul primo palo, la palla è lì, blocca Colonna che ora deve velocizzare. In particolare, vabbè, ovviamente Crescentini è andato a fare la punta e a fare attaccare, attenzione c'è la sponda, Fedeli allontana ancora una volta la retroguardia del Penna Rossa, che occasione, Fedeli prova a eludere l'intervento, ottimo ancora la giocata di Eric Fedeli, straordinario, pallone dietro, c'è Ceccaroli lì, però
Ancora una volta Benedettini aveva fatto gli straordinari, gran partita. Vediamo se fa battere il direttore di gara oppure no. E gira ancora il pallone, dovrebbe sventagliare nel mezzo. È così, il pallone arriva sul secondo palo. Bamboni appoggia il tiro, parata ancora di Benedettini, la palla è lì, ultima occasione, ma finisce la partita proprio in questo momento. Benedettini strepitoso anche nel finale. Il Penarossa batte il Domagnano per 1-0. E o Penarossa interrompe a sequência de vitórias do Domagnano. Domagnano já emendava aí uma sequência de 3 vitórias seguidas. E o Penarossa conseguiu essa ótima vitória fora de casa. Destaque aí, primeiro, né, pro goleiro Simone Benedettini, goleiro do Penarossa, que pegou um pênalti no primeiro tempo. E no segundo tempo, um golaço do Matias Stefanelli, atacante do Penarossa, gol que garantiu a vitória. Com isso, o Penarossa chega a 22 pontos, está em nono lugar, um ponto atrás do Domagnano, que tem 23, está em oitavo lugar. Eles estão ali nessa zona do G11, que é quem fica ali numa repescagem para disputar a vaga no mata-mata da Conference League. Mas estão de olho no G7, porque o G7 ele já dá um nível acima ali na disputa do mata-mata, não precisaria passar por uma repescagem. Então, ótimo resultado do Penarossa, que chega a sua segunda vitória seguida. Domagnano, sequência de vitórias aí interrompida. Então é isso, gente, obrigado por acompanhar o vídeo até agora. Peço que curtam e se inscrevam no canal e compartilhem para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que isso ajuda demais a gente. Até a próxima.